Marina Famenka è un esempio unico di creatrice che abbraccia con successo i ruoli di artista e curatrice. Dopo la laurea presso l'Università Tecnica di Comunicazione e Informatica di Mosca e dopo aver discusso la tesi di dottorato, Marina si è iscritta alla Scuola di Arte Contemporanea Laboratori Liberi. Sin dall'inizio dei suoi studi Marina ha iniziato a dedicarsi alle videoarte, infatti proprio il video si è rivelato essere il suo particolare mezzo di espressione. Il video per me, dice Marina, è un'opportunità per presentare i momenti di vita quotidiana, culturale della mia macchina fotografica. Nella loro forma più organica non si tratta necessariamente di questione sociale, può essere qualcosa che ritengo importante e che vorrei condividere. Lavorare con una fotocamera consente di creare un dialogo speciale, di portare il focus dell'attenzione su un'altra persona attraverso l'obiettivo. Perché le persone sono sempre interessate ad altre persone. Quando è impossibile o difficile comunicare in maniera diretta, è possibile comunicare attraverso. Un sistema di segni alla videoarte offre una grande varietà di tali metodi di comunicazione. Essendo non solo un artista ma anche una curatrice di progetti espositivi, Marina ha fondato il Festival Internazionale della Videoarte Ora e Dopo. Il principale obiettivo del festival è quello di sostenere, sviluppare e presentare la videoarte, di dare un'opportunità tanto alle artiste emergenti quanto a quelle affermate provenienti dalla Russia e da tutto il mondo di mostrare il proprio lavoro a un vasto pubblico. Ogni anno al festival vengono esposte opere contemporanee di videoartisti di tutto il mondo in tutta la loro diversità, caratteristica di rappresentanze di paesi e generazioni tanto diverse. Nel corso degli anni sono state invitate più di 4.500 candidature d'artisti provenienti da oltre 80 paesi, dall'Australia all'Uruguay. Però per il nostro programma ci focalizzeremo su Marina l'artista. Dal 2004 ha iniziato a partecipare a mostre dell'arte contemporanea. Ha preso parte alla Biennale di Taiwan nel 2020 e alla Biennale di Arte Contemporanea di Mosca dal 2009. Ha vinto il premio Kandinsky nelle categorie Media Art. Marina ha preso parte anche a numerosi video e cinefestival in Germania, Francia, Russia, Italia, Finlandia, Portogallo, Svizzera, Argentina, Olanda, Bulgaria, Canada, eccetera, eccetera. La serie di opere intitolare Modo Superante dal latino Modo di Operare rivela come si comportano le persone. Un osservatore esterno non riesca sempre a cogliere la logica che sta dietro al comportamento delle persone circostanti, separate dal contesto. Le loro azioni assumono il carattere di una misteriosa ambiguità aperta all'interpretazione. La serie comprende 6 videolavori girati in diverse parti del mondo e immortalano una serie di attività quotidiane. Citiamo ad esempio lezioni di equilibrio in un parco seriale di Mosca o vita a galla in fatiscenti case galleggianti nel porto della moderna multimilionaria Shenhan in Cina. A volte è la depurazione dell'acqua di un antico stagno in cui cercano fiori di lotto, altre volte è la pesca di molluschi. In questi lavori si realizza una straordinaria combinazione di immagine e suono. La connessione tra il compositore e l'artista avviene attraverso l'immagine, l'inquadratura e l'obiettivo delle videocamere. A volte l'inquadratura casuale si combinano magicamente con la musica di compositori sia russi che italiani, da Alec Pajberdin a Paola Ricci. Un'altra serie di opere che sarà presentata nel programma è Danza per sempre, dedicata alla danza sacra. La danza è un stato d'animo e non solo movimenti corporei. Marina ha preso l'idea dello slogan per questa serie di opere di una citazione di Friedrich Nietzsche. La giornata sarebbe stata vana se non avessi ballato. Così Marina è riuscita a immortalare nel presente persone senza tempo che volteggiano in un parco di Mosca unite della musica di Alfred Schnittke. Balla che occupa temporaneamente la sala della tesa della stazione ferroviaria di Mosca al suono dell'orchestra di Babbo Natale. Danzano appassionatamente in piazza alle abitanti di Madrid. Ballano un tango eterno per la strada di Buenos Aires. Marina dice che non ci sono regole nelle videoarte. A volte un artista filma una trama casuale e immediatamente si ottiene un'opera finita. Racconta così la nascita del suo lavoro solo. Per esempio, il mio lavoro solo è nato andando ad un concerto. Io, come sempre, ho portato con me la macchina fotografica e ho filmato il processo unico di vivere un'opera musicale come un interprete di talento.
Tuttavia, spesso accade che l'elaborazione del materiale video al computer richieda molti giorni e un lavoro scrupoloso. Eppure, anche se non ci sono regole per tutti, esistono delle norme etiche personali nel proprio lavoro. E per Marina sono il non offendere le persone, non plagiare ed evitare la volgarità.